Salve a tutti voi Gunpla Builders da Dito Ranger. Quest'oggi continuiamo a fare l'unboxing della figura standard su Diver Ayame. Cominciamo subitissimo analizzando la scatola, che devo dire che non deve avere niente male, ragazzi, niente male, ma senza risultati in termini un po' più differenti. E stavolta dico già anche una cosa: questa seconda in pratica figura standard, effettivamente. Che però non capisco perché chiamare figura standard invece di non chiamare HG, perché ha le stesse parti in pratica di un HG in pratica, da come l'ho visto anche un po' in precedenza, anche l'altra figura standard, anche Tsunami, ragazzi. Boh, stranezza Bandai che io veramente non mi spiego. Cominciamo comunque sia subito, non ci apre darci un ulteriore tempo. Qui troviamo scritta figura standard Build Divers. Qui troviamo il mini logo della serie Gundam Build Divers. Qui sul fondo la boxata abbiamo Ayame, in pratica la ragazza, in pratica, che non è in pratica una ragazza Gundam, ma a differenza come di voi potrebbe aspettare, voglio dire, non è una di quelle che hanno come le parti di Gundam sopra, solamente una ragazza ninja in pratica. Perché ho visto la serie, capire tutto quanto, ragazzi, anzi non avete visto, andate a vedere che non sei niente veramente male. Comunque sia, qui troviamo in pratica l'abbigliamento un po' da ninja, ragazzi, davvero male. E qui in pratica in quest'altro punto qui, che ricorda un po' la seconda cosa che è inclusa per questo modello mini statuetta col mini bustino, ragazzi, davvero male. Avevo comunque scritto una scritta Divers Ayame, qui la scritta Ayas Diver Look. Qui troviamo scritto anche figure standard Build Divers da avere Ayame ancora, che senso ha da dover metterci? Qui troviamo il logo Bandai in blu, che è una stranezza, e qui il fantastico logo in pratica delle mini basette in pratica di quella serie Gundam. E poi qui troviamo scritta che data di fabbricazione Bandai 2019, made in Japan. In questo lato della scatola troviamo in pratica alcune informazioni sulle sue face parts, ragazzi, sulle parti un po' per la faccia, che si possono andare a mettere solamente tantissimi, ragazzi, e mi pare sono anche un pochino anche top, ragazzi, perché poi mi baso anche su quelle un po' più standard, ragazzi. Poi qui troviamo le pose in action per la nostra Ayame, alcune informazioni sulla sua arma in pratica, sul kunai in pratica che utilizza, che mi sembra anche riciclato anche un po' da il suo stesso Gundam, però, ragazzi, queste mini parti qui poi vedremo anche per bene. Vabbè, qui troviamo anche un'informazione anche sul fatto che si può anche andare a creare questo mini busto, ragazzi, boh, non ho capito molto bene, devo un pochino studiarmelo. Poi qui troviamo una mini line up con gli altri modelli in pratica, con il suo modello la Rex Romaro, che io ho già in edizione rossa, e forse più anche quella verde, ma vedremo per bene. E qui troviamo ancora una bella posa con un perché hai effettivamente, che manda fantastici episodi, ragazzi, davvero niente male, e alcune spiegazioni in inglese davvero molto carine. Nei due lati corti della scatola qui e qui troviamo in pratica, vabbè, l'immagine un po' ristretta un po' da parte, e qui sopra troviamo la scritta i figure standard Build Divers Diver Ayame, figure standard da Build Divers Diver Ayame ancora, il logo Bandai in blu e il numero progressivo 028, che ci indica che questo è il 28esimo kit tratto dalla serie di Gundam Build Divers, e ovviamente che non è collegato alla serie di Gundam Build Fighters. Qui hanno proprio deciso di staccare completamente. In quest'altro lato della scatola troviamo un front view e un rear view della nostra Ayame. Qui troviamo alcune informazioni un po' su di lei, effettivamente, qui anche in inglese, che se volete leggere mettete in pausa il video adesso, e anche una mini introduzione rapida alla nuova serie di Gundam Build Divers, davvero niente male. E poi vabbè, che tutto altre cose, e stranamente qui, come ho notato ancora, hanno rimosso completamente il pezzo in yen. Boh, stranezza. Comunque sia, vabbè, vediamo subitissimo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione, come sempre posiziono di sopra, poi troviamo tanti pacchetti rumorosi. Allora, primo pacchetto, ci sono queste parti qui in color blu scuro, attenzione, non sono in nero, molto carine, sono anche ripetitive. Poi parti in rosa, che dovrebbe essere un po' per il corpo e per la faccia. Poi qui troviamo parti in viola, scusate, o color prugna, effettivamente, scusatemi per scivolare di prima. Poi qui troviamo parte in giallo, parte in blu e ancora un'altra parte in prugna, diciamo. Poi qui troviamo parte in bianco, le tantissime decas. E poi qui troviamo le parti in blu, parti in nero. E poi nell'ultimo pacchetto, anzi non è l'ultimo, è il penultimo, scusatemi,
scritto Ayame, parte ancora in blu e altre parti un po' per gli occhi, più anche che altre parti in rosso. Bene ragazzi, adesso vediamo per bene più nel dettaglio le run di questo modello. La prima run è l'ana A1, in pratica questa run è qui color blu. Qui ci sono, vabbè, varie parti di articolazione, più queste qui dovrebbero essere un po' per le gambe, ragazzi. Qui purtroppo, ragazzi, scusate se ci vado un po' corto, ma non vedo null'altro su cui soffermarsi. Poi c'è la run A2, in pratica questa qui è un pochino più corposa, qui ha alcune parti in rosa. Questa qui sempre per le articolazioni, più questa qui che è un pochettino un po' strana, effettivamente. Questa è quella che invece è un pochino più, diciamo, un po' più interdetta, un po' più da scoprire effettivamente, perché ed è tutto nuovo. Comunque si vede che comunque ci sta molto bene. Qui ci sono, beh, semplicemente vari patti. Il resto non sapevo bene quali evidenziare, solamente queste qui che credo che, ma credo, ma sono, secondo la prima ipotesi, dovrebbero essere quelle per le braccia. Poi potrei anche dire una cavolata. Poi c'è ancora la run A2, eccovela qua, questa qui più parte un po' in rosa ed è la prima di due in pratica. Sì, che stranamente questo kit qui ha solo due run in rosa, ma siccome ci stanno molto bene. Allora, qui troviamo, vabbè, oltre alle parti di articolazione, qui troviamo alcune parti un po' delle gambe, ragazzi, abbastanza carine, più altri panni un po' interessanti, più questo qui credo che sia per la testa, ma non vorrei andare a fare altre ipotesi stupide, quindi passiamo avanti, in seno perdiamo molto più tempo, perché io sapete già che sono già un chiacchierone. Ci sono, come mi piace chiamarle, le runner gemelle, runner B, eccovele qua ragazzi, in pratica sono praticamente questa cosa, quindi una può già andare avanti all'interno. Qui troviamo parti interessanti, in pratica parti per i capelli, per i vari ciuffi che poi si possono andare a creare, alcuni dettagli per le mutandine ragazzi, e alcune altre parti dovrebbero essere sempre delle braccia, più anche il pugnale di cui mi sono già dimenticato il nome, scusatemi. Poi c'è la run C1 e la run C2, ecco quelle qua, sarebbe in pratica due run a continuazione, meglio un primo per la C2 in pratica, questo tutto discorso ci sta, perché ci sono alcune altre parti che qui non ci potevano stare, anche se però se collegate insieme potevano anche starci benissimo insieme. Boh, questa usanza qui da Bandai non la condividerò mai effettivamente. Comunque sia, se mettiamo una cosa dentro vi spiego già rapidamente le parti che ci sono. Queste qui che sono le parti, diciamo, più nuove, sono un po' in pratica per il busto, per costruirci quella mini statuina, quella lì carina ragazzi. Poi qui ci sono altre parti, che questa non la riesco a capire bene come sia, credo forse dovrebbe essere una parte della gonna e altre parti un po' per il busto e, vabbè, altre parti interessanti ragazzi. Poi c'è la seconda run in rosa, in pratica la run D1, no, eccovela qua, dove qui incorpora davvero un casino di volti, in pratica ben 4 volti effettivamente. Questa cosa qui mi ha un po' stupito effettivamente, pensavo i soliti, diciamo, uno o al massimo due effettivamente. Qui ho voluto fare anche un pochino di più ragazzi, qui ho alcune parti delle mani, tanto notare questa parte qui dove è praticamente ben scoperta in questo metodo qui, e fa un pochino un po' in stile un pochino creepy, però effettivamente questa parte qui è utile, perché si può andare a fare, diciamo, la faccia un po' più da ninja effettivamente, che è la nostra bella Ayame effettivamente. Poi c'è la run D2, in pratica con questa run qui in giallo effettivamente. Ma peccato che effettivamente non mi sono associato alla run A effettivamente, alla run A1 come preferito dire, perché così potremmo andare a fare una multicolor. Comunque sì, qui alcune parti sempre per le articolazioni che non so bene cosa siano, ma poi le scopriamo proprio bene nella review. Abbiamo altre run gemelle, meglio le run E in pratica, ecco quelle qua. Allora, qui troviamo, beh, alcune parti interessanti, sempre queste qui, diciamo, un po' per il busto effettivamente, tre delle coppie, alcune per i piedi e nulla di più ragazzi, no. Queste qui non ho per nulla idea ragazzi, ma vabbè, non voglio soffermarmi troppo, quindi passiamo avanti. Poi abbiamo altre run gemelle, in pratica le run F, queste in colore un po' prugna effettivamente, anche se un po' più viola, vabbè ragazzi, chiamiamo così, non fatevi domande ragazzi. Dunque troviamo altre parti interessanti, che queste qui sono effettivamente per le braccia effettivamente, e alcune parti che non riconosco ragazzi. Comunque sia veramente abbastanza carina effettivamente, anche se siccome potevano mettere una sola run invece che farle separate. Poi ci sono altre due mini run gemelle, in pratica le run G, eccole qua, stolte in colore completamente rosso, dove qui possiamo, vabbè, vedere alcune parti in pratica, che dovrebbe essere un po' per la bandana, un po' di Ayame, tutto qua.
E poi ci sono queste parti qui che salto qui non hanno per la mini run, vabbè, che dovrebbe essere in pratica semplicemente per la action base che si può andare a fare per questo modello. Carina, tutto qui, nulla di più da dire. Ed infine in questi due foglietti troviamo le decas per la nostra figura standard su Ayame in pratica. Queste qui con in pratica gli occhi un po' più sempliciotti, questi qui con gli occhi con più possibilità effettivamente. Davvero molto carini anche gli effetti che hanno messo effettivamente. Sono molto più in stile anime e davvero niente male. Anche se qui mi sembrerebbe che però siano messi proprio su decas d'acqua e non su decas adesive. E dannazione se questa cosa non mi piace per nulla. La odio veramente un casino ragazzi. Vediamo come sempre una rapida annezzata manuale di istruzioni in questo modello. Allora, qui sopra troviamo, vabbè, le cose troviamo un po' sulla boxata, ragazzi, su Diver Ayame e su Ayas la Diver Look, in pratica, Aya perché mi scordo dirlo prima, pardon, dovrebbe essere il vero nome in pratica della Diver, simpatica, che usa nel GBM, e qui infatti troviamo anche un po' alcune spiegazioni in pratica, sulla sua Diver Ayame e sul suo vero avatar umano, in pratica, Aya Fujisawa, vabbè ragazzi, alcune altre spiegazioni che non vi vado a leggere, ma se volete leggere mettete in pausa adesso ragazzi. Nella parte qua dietro del manuale troviamo in pratica la nostra Diver Ayame in queste varie pose, in pratica in action davvero molto carino, e alcune altre spiegazioni davvero niente male, più la line up che avevamo già visto prima e nulla di più ragazzi, che non vado a ripetermi. Poi qui troviamo una lista con tutte le anne di questo modello, alcuni consigli progressivi sul montaggio, in pratica sul fare attenzione quando si vanno a ripulire un po' le varie parti, quando si vanno a staccarle dalla lana e su ripulire per bene prima di incastrarle in modo così da non rompere il modello. E poi sicuramente troviamo le istruzioni progressive per questo modello che partono in pratica da questa parte qui, in pratica dove ci mostrano i quattro stili con la faccia effettivamente, ma comunque siamo un montaggio progressivo, parte in pratica qui dalla testa e va a finire come sempre nelle parti a colori, in pratica qui dove in pratica finiamo con assemblare tutto il modello principale e basta, tutto qua ragazzi. Bene ragazzi, direi che con questo unboxing si conclude qui, adesso non mi resta che assemblare questa bellissima figura standard e poi far vedere nella review quale sarà il risultato finale, che dato solamente molto, ma dico molto curioso. E nella review voglio anche mettere a comparazione con i pratica del Gundam che userà nella serie, in pratica il Gundam RX Zeromaru, eccolo qui nella sua modalità SD, un bel kit ragazzi, di cui anche sono anche un po' tentato di pigliarmi edizione anche un po' verde ragazzi, che mi pare ci potrebbe stare veramente molto bene. Boh ragazzi, vedo poi bene se scusatemi, me lo sono un po' malissimo ragazzi, di cui tra l'altro tanto molto arrivare alla sua censura, quindi non temete, mi sono scordato di lui, devo ancora prepararla un po' per bene, perché è un gran bel modello e c'è tanto un po' da dire ragazzi. Vabbè ragazzi, con questo ragazzi di con il mio unboxing si conclude qui, vi ringrazio anche se per aver guardato, vi do come sempre i miei soliti inviti, ma io quello che se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento e fare una piccola condivisione ancora per gli altri, in modo da far crescere strada del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando visitata, dove di troverete le foto whip di tutti i miei modelli e ovviamente requisiti per album e tutti i miei whip sul montaggio sui miei prossimi modellini che mi arriveranno e che ovviamente ne arriveranno un casino ragazzi, e ci sono un grandissimo collezionista italiano di Gundam e di non so altre cose. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale in modo da non perdere tutti i miei prossimi obiettivi, in pratica dalle Gunpla Views, le Super Robots Reviews, dove lì ci sono tutti i modellini di Gundam Super Robottoni ragazzi, ma anche per la Super Heroes Review dove ci sono tutte le cose quanto è un mondo super eroistico e non solo altro, e Letterbox Review dove ci sono anche i giocattoli ma anche altre cose davvero interessanti da collezionismo ragazzi. Quindi ragazzi, non perdetevi l'occasione, iscrivetevi al mio canale. Con questo per tutto, noi ci vediamo al prossimo video, un ciao al vostro The Ranger.